Bene, abbiamo finito anche di montare la nostra seconda locomotiva della Letbricks. Anche in questo caso abbiamo scelto questa marca perché questo tipo di modello non è disponibile nel catalogo della più nota Lego. Pregi e difetti anche di questa macchina. Allora, facilità di montaggio. Non è stata complicata, è una macchina che tutto sommato non richiede grandi abilità, si monta facilmente e il risultato è buono. Anzi, ottimo, è proprio una bella macchina. In più abbiamo scelto questa macchina perché, come abbiamo detto anche negli altri video, essendo noi un museo, cerchiamo di avere modelli, seppur in Lego, quindi comunque non magari perfetti nel dettaglio, ma che ripropongano treni al reale. In questo caso si tratta di una locomotiva molto nota italiana, che è una locomotiva elettrica, si può vedere dai pantografi, appunto che è elettrica, nominata 656 e 656. Allora, abbiamo detto è facile da montare. Sì, tutto sommato è facile, non è complicata. Le istruzioni sono sempre sul tablet, anche in questo caso si scansiona il QR code, si scaricano il PDF con le istruzioni, molto, molto dettagliato. Piuttosto dettagliato, si capisce bene e si procede bene. Doppia motorizzazione, motorizzazione sul primo e sull'ultimo carrello. Cosa ci piace? Ci piacciono i colori, rispecchiano la realtà, belle le griglie, belli comunque gli areatori, i pantografi carini, beh, ci piace. Cosa ci piace meno? Allora, ci sono stati un po' di errori di colore, nel senso che le istruzioni e le immagini fanno vedere questi particolari qua indicati in giallo, dovevano essere rossi sulle istruzioni. I vomeri, questi qua gialli, dovevano essere in realtà a strisce nere. Ecco, qualche dettaglio si è perso così. Non mi sembra siano mancati i pezzi. Abbiamo dovuto aggiungere alcuni pezzi per irrobustirla. Il tetto di una delle due semicabine e allora questo. Poi vi spiego la differenza tra uno e l'altro, leggermente si vede. Essendo un pezzo unico, non appoggiava bene e allora abbiamo fatto dei supporti con dei pezzi interni, con dei Lego che avevo io. Differenza tra le due semicabine, questa è divisa in due il tetto, quindi è più robusto perché questa parte ospita il ricevitore a infrarossi. Infatti abbiamo ricevuto il suo telecomando, in realtà e qua c'è la batteria. Abbiamo ricevuto questo tipo di batteria che è quella che si collega col Bluetooth, ci vuole l'applicazione, per adesso non l'abbiamo montata, dobbiamo capire. Cosa curiosa, è arrivato anche un secondo telecomando, come la volta scorsa sono arrivati i telecomandi in esubero, c'era il suo kit di montaggio, i pezzi avanzati. A volte qualcosa manca, qualcosa è sbagliato e poi ne avanzano sempre una valanga. Comunque, soddisfatti? Sì. Gli diamo un bel 8,5 perché è una macchina che se lo merita. E abbiamo provato a collegare tramite un altro pacco batterie, direttamente il motore della batteria. I carrelli in questo caso girano perfettamente. Dico in questo caso perché nel precedente video che avete visto, quello della locomotiva a vapore, la Big Boy, con tutti i biellismi, bisognava proprio calibrarli perfettamente, tendevano a impuntarsi. In questo caso, non avendo BL, il movimento è fluido e funziona bene. Molto soddisfatti di questa macchina. Dalla prossima apertura del museo sarà possibile vederla insieme alle altre macchine in Lego e non in Lego e a tutte le bellezze che custodisce il Museo Ferroviario di Suno. Vi aspettiamo.